molto più spesso sono figli illegittimi, quelli che nascono. Questo figlio illegittimo nasce che ha due nidi, due case. Se è vero, mia madre è stata abbandonata, quindi ci sono due case. Un soggetto diverso. Filomena Serpa. Iniziamo dal nome. Filomena, figli sì, mamma no. Giustamente Rosanna dice ma anche me no, ma questo è un altro discorso, ci vuole un po' di accademia per capirlo. Libera Tricarico aveva scritto una cosa, gliel'ho voluta cancellare perché ne ha scritto un'altra che sono riservate accademia. Una persona rimane incinta, probabilmente in giovane età, e potrebbe essere morta di parto. Molto più spesso sono figli illegittimi, quelli che nascono. Questo figlio illegittimo nasce che ha due nidi, due case. Se è vero, mia madre è stata abbandonata. È vero che è un programma soprattutto della madre, questo va detto. Quindi ci sono due case. Un soggetto è emerso. Un soggetto è emerso. Vedi, Rosanna ti dice, hai un programma di doppio nido praticamente, cioè ci sono due case. E un programma, dice Maria Rosa Mallimo, ad una nascita corrisponderà una morte. In pratica tu potresti a volte far fatica a far partire un progetto, qualcosa, perché poi c'è un intoppo. Ma questo intoppo è perché esiste un programma che dice, ogni volta che tu tenti di nascere, qualcuno potrebbe morire come morì quella volta tuo zio Beppino. L'inconscio si ferma come dentro un loop e non ne viene più fuori. Rosanna ti fa capire che la sete che tua mamma aveva da ragazza, da bambina, poi te la sei ritrovata in età adulta, però come programma a livello sottile normalmente. C'è stato consumo eccessivo di alcol, se vuoi dirmi chi c'è stato, non mi va di fare applauso, lo zio di mia mamma, sì.